Marcello, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Camper. Oggi siamo in Puglia, sono nel nord della Puglia e sto per entrare a visitare un borgo ricco di storia. Oggi scopriamo Troia in provincia di Foggia. Eccoti Giulia, ciao! Ciao Lorenzo, ben arrivato a Troia. Grazie, però ci devi subito raccontare qual è la leggenda che racconta l'origine di questo borgo. Certo, allora diciamo che l'origine della città si confonde un po' con la mitologia. Pare infatti che questa città sia stata fondata da Diomede, antico eroe di fama omerica che aveva vinto la guerra di Troia insieme ad Ulisse, e una volta sbarcato in Puglia decise di fondare tutta una serie di città, tra le quali Troia, in ricordo dell'antica città dell'Asia Minore. Della guerra che aveva vinto, ma esatto. Quindi anche qui c'è un cavallo? No, ah, non c'è nessun cavallo. Allora andiamo a visitare questo borgo un po' mitologico. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Allora Giulia, camminando per il centro di Troia mi accorgo che ci sono tantissime chiese, tra cui quella che abbiamo appena visto, molto semplice ma per quello affascinante. Certo, quella è la chiesa di San Basilio, è una probabilmente delle più antiche di Troia. Ecco, ed è l'opposto, ecco, di questa che è la cattedrale, che è il simbolo di Troia ed è veramente strabiliante, con questo rosone che sembra cucito come un merletto. La particolarità è che è realizzato con 11 raggi e ha un significato simbolico, rappresenta cioè la comunità degli apostoli, a cui però viene meno Giuda, considerato il traditore. Accanto a questa cattedrale c'è anche il Museo del Tesoro, ma che cosa c'è dentro? Allora, il Museo del Tesoro è un'altra bella realtà perché conserva 3 exultet, che sono dei rotoli pergamenacei lunghi fino a 6 metri e sono sostanzialmente delle preghiere che venivano recitate durante la veglia di Pasqua. Nel mondo se ne conservano circa 28 e a Troia ce ne sono ben 3. E qui siamo entrati in questo, wow, questo auditorium, un piccolo gioiellino dentro Troia, perché è veramente d'impatto, gigantesco. Sì, allora questo è l'auditorium Jean-Marie Martin, restaurato da poco sulla base di una chiesa preesistente, la chiesa dei Morticelli, ormai sconsacrata, utilizzato oggi per tutta una serie di eventi culturali, artistici, musicali, presentazioni di libri. È uno dei tanti motivi per venire in questo piccolo borgo pieno di sorprese. Adesso ti saluto Giulia perché vado ad assaggiare una delle vostre eccellenze enogastronomiche. Grazie. Va benissimo, grazie a te Lorenzo. Ciao. Ciao. La strada da seguire. Ciao Urbano, beh, siamo nella sua terra e non potevo andar via senza prima assaggiare un calice di Nero di Troia, questa eccellenza del posto. Allora, questo è un vino che in passato veniva utilizzato soprattutto per i tagli. Da qualche decennio è stato riscoperto come un vino eccellente, spettacolare. Le leggende narrano che addirittura Federico II fosse un appassionato di questo vino. Altre leggende parlano di Diomede che l'ha portato dalla Grecia. Vabbè, le leggende narrano un sacco di storie, ma la realtà è che questo vino è buonissimo. Grazie, grazie a te Urbano. Beh, che dire Marcello, saluto Troia e assaggio questo vino eccezionale e noi ci vediamo al prossimo borgo. Ciao a tutti! La strada da seguire.